quindi c'è però uno spalzo, la differenza si può dire quasi di 80 gradi tra il massimo e il minimo. E anche per questo motivo, comunque, come vi ho detto, che facciamo queste casette per gli uccelli, che soprattutto per il periodo invernale, quando fa molto freddo, quindi gli uccelli hanno difficoltà di trovare da mangiare, quindi così noi li aiutiamo. E poi comunque ogni box raccoglie un tema diverso, parliamo del cibo, della natura, tecnologia, poi anche delle cose digitali, perché possiamo dire che è proprio questo il campo principale dell'Estonia. Poi in questa sala qua, come vedete, c'è prima di tutto il pianoforte. È molto particolare perché sa andare anche da solo, sì. Però comunque questo pianoforte, anche come la marca, si chiama Estonia. E in Estonia hanno fatto questo tipo di pianoforti già più di 200 anni. E quindi tutti i pianoforti vengono fatti a mano e per questo anche la qualità del suono è molto alta. E poi c'è anche la moto che vedete lì, e sempre anche questa è particolare perché anche tutte le moto Renard, perché la marca si chiama Renard, vengono fatte solo a modo artigianale, quindi tutte vengono fatte a mano. E così alla fine, anche se qualcuno vuole comprarla, deve fare un ordine speciale, e così possiamo dire che anche ogni pezzo, ogni moto Renard è proprio un pezzo unico. E poi sono anche molto particolari comunque per loro design. E poi abbiamo anche il secondo piano, dove prima di tutto vedrete una foresta tipica estone, perché lì sono tutte le piante, alberi veri, che vi danno comunque un'idea di una foresta tipica estone. Poi, siccome noi estoni vogliamo stare sempre in contatto con la natura, per questo motivo al secondo piano ci sono anche delle banchine dove quando vi sedete cominciate a sentire gli uccelli che cantano. Poi di più sicuramente è anche molto interessante vedere dalle lenti che abbiamo sempre al piano, al secondo piano, che sono delle lenti tramite cui potete vedere gli animali e uccelli che vivono nelle nostre foreste, perché tutti quegli animali vengono filmati con delle telecamere nascoste, e così possiamo veramente vedere come loro stanno anche passando proprio tutta la loro giornata. E quindi ora vi lascio qui.